Buonasera a tutti ragazzi, io sono Rubaldo e insieme a me c'è Protozac. Ciao ragazzi! E oggi vi vogliamo presentare un gioco piattaforma Steam veramente interessante. Il suo nome è Bravlalla e lo trovate appunto in piattaforma Steam Free to Play. È un gioco non recente perché infatti è uscito nel novembre del 2015, però ve lo stiamo proponendo perché l'abbiamo testato, insomma provato e anche giocato, ci siamo divertiti molto, abbiamo visto che la community è molto attiva, ha riscosso veramente tantissimo successo e qui ve lo vogliamo riproporre. Questo gioco tra l'altro può essere veramente giocato diciamo quotidianamente anche per chi non ha molto tempo, in quanto consente di fare partite diciamo molto brevi e divertenti. Questo gioco ha un launcher di 200 mega, quindi lo potete scaricare veramente in pochissimi minuti. E niente, adesso proveremo una partita per farvi vedere diciamo i match privati, ma possiamo fare anche dei match online fino a 8 giocatori. Oltretutto c'è un sistema di ranked molto interessante che appunto vi permetterà di insomma sfidare altri giocatori per salire in classifica e farvi notare. Tenete presente che gli amanti di Super Smash Bros. Del Nintendo adoreranno questo gioco perché lo ricorda, nel senso è un gioco che ha gli stessi principi base, quindi un'arena piatta dove devi caricare di colpi l'avversario e quando è molto carico lo espelli diciamo dall'arena. Quindi è la stessa cosa però più cartunesca e per PC. Si può giocare anche col joystick, infatti Rubaldo gioca col joystick, io Esatto, gioco sì. con la tastiera. Sì, ok. Allora, a questo punto siamo nel menu di selezione. Come potete vedere, abbiamo all'inizio solo pochi personaggi, che vabbè, non sono pochissimi, e poi in seguito, salendo anche di livello, ne sbloccheremo tantissimi. Come potete vedere, sono tutti questi qua. Ovviamente, utilizzando il nostro personaggio, come potete notare, ad esempio il mio è a livello 2, quindi ogni partita prenderemo dell'esperienza che appunto ci aumenterà il nostro livello e potremo sbloccare nuove skin, colori e armi per il nostro eroe. Mi sembra che abbiamo detto tutto, quindi possiamo iniziare una partita. Come ben detto Ok. Protozac, io prenderò il joystick per giocare a questa partita, così vi faccio vedere anche, insomma, come ci si può muovere veramente bene anche col joystick. Ok, qua bisogna votare per la mappa. Ok, Ok. quindi ogni personaggio ha delle statistiche, no? Forza, la difesa, la mobilità. 3, Esatto. 2, 1, brawl! Ok. Ok, qui siamo all'interno del gioco e siamo senza armi. Qui dal cielo cascano le armi, noi le possiamo raccogliere per sfidarci. Possono anche lanciare. Si possono lanciare, esatto. Oddio. Dovete sapere che Protozac si è preso veramente tante batoste questi giorni. Ma cosa stai dicendo? Non lo vuole dire, però mi sembrava giusto farlo presente anche in questa recensione. Attenzione. Mamma mia, la riacca al volo. Una cosa impressionante l'abilità di Rubaldo. Oddio. No, prendi l'arma. No, Protozac, gran cittone. Oddio, ma che cazzo. Vabbè. Cioè. Eh sì, ragazzi, maledetto. vittoria meritatissima. Ehi, no. E da bravo, Protozac. Eh sì. Ebbene sì. Sono uscito. Aia, aia. Maledetto, l'hai chiesto Attenzione, il colpo da maestro.
Bene, a pugni, da veri uomini. Non vale. Aiuto. Ehi. Mamma mia. Oddio. Mamma mia. Vai. Quindi A questo punto sì, il primo che esce fuori è aperto. Capito? Tipo te. Beh, ragazzi, qui Ma si io vede avevo buone proprio la intelligence. potenza di Rubaldo. Vabbè, però sono arrivato secondo. E beh, dai, è un briso. Ok, ragazzi, a questo punto abbiamo fatto vedere un match privato. Direi di joinarne uno online per farvi vedere anche come Sì. sono le partite online. Vi ricordo che comunque potete formare delle stanze private con i vostri amici e potete arrivare fino a un massimo di 8 giocatori, quindi veramente tanti tanti Esatto. player, che solitamente questi giochi online comunque non si riesce a fare in partite in più di 4 o 5 solitamente, invece qua c'è veramente tanto spazio. C'è il drago rosso lì. 3, 2, 1, brawl! Sì. Non lasciamoli prendere l'arma! Minchia, sono caduto. Ma perché me l'ha data? Ma dai! Praticamente... Ah, ho capito. Occhio a questo dove sei tu adesso. Perché praticamente tu dai... Aia. Oddio. Stavo cadendo e intanto lo stavo buttando di sotto. Ehi, ehi, ehi. Non vale. Ragazzi, è ora di mandare il baldo. Farsi. Passeggiata. Rubaldo sta dominando, eh. Ragazzi, Rubaldo c'è esperienza, purtroppo. Aia, Rubaldo si fa un bel viaggio. No, ma dai, com'è che non sei morto? Cioè, io sono ultimo di sicuro. Shut Cazzarola. down. Bisogna buttare fuori il drago, eh. Tipo così. Aia. Shut down. Ehi, cos'è quella roba? Mado. No, no, no. Ehi, è da bravo. Mazza, il drago mi ha dato una smandrellata. No, veda bravo, eh. Ehi. No, l'arma. No, non ci credo. Il drago è una bestia. Una bestia, veramente.
Vabbè, c'è uno più scarso di me comunque. Mannaggia. Eh sì, ragazzi. Ebbene sì. Rubaldo domina ancora. Quindi, vabbè, ragazzi, vabbè. Mi dispiace, ma voglio sapere anche da voi nei commenti chi vi è piaciuto di più, per correttezza. Ma è ovvio che sono piaciuto più io. Giustamente. Dai, facciamo l'ultima. L'ultima? Eh sì, eh. Va bene. Vai, vai, vai. Ragazzi, Protozac non si arrende. Ci crede ancora. Ok, c'è un altro arciere. Non ci fanno paura gli arcieri. Con quei legnetti. No. Ma mi devi spiegare come cazzo è possibile. No, sono morto così, come un plinio. Oh, buttiamo fuori quello. No, guardate Rubaldo che ci sono messo. No, non è vero, ragazzi, sta giocando. È una free kill, raga. No, no, non è vero, mi ha distrutto. Mi ha distrutto. Oddio. Meno male che era free kill. Vabbè. E ci passa sempre Protozac, signori. Oddio. A chiediti il perché. È una domanda da tirare risposta. Attenzione. No, no, raga. Vado. Aia. Vabbè. Guarda che quello là è carichissimo, eh. Ho visto. Oh, ragazzi. Attenzione, qua Protozac potrebbe veramente riscattarsi. Per una volta. Ma come? Per una volta nella sua vita. Oddio. No, questa era una mostra da maestro. Aia. Ehi, ehi, ehi. No. Sì. Non ci credo, ragazzi. Veramente imbarazzante.
Protozak mi ruba anche le armi. Ma io ne approfitto del bonus, Ask. Ne vuole soffrire anche Protozak. Oh, l'AFK è mio. Bisogna sconfiggere il grigio, c'è poco da fare qua. Oddio. Passa tutte le mosse questo, una cosa imbarazzante. Non ci credo. Rubaldo. No, ha vinto lui, raga. Ha vinto lui? Sì. Vabbè, comunque il gioco è divertente da giocare così in maniera casual ogni tanto, farsi una partitina tra amici è valido. Assolutamente. Le mie impressioni sono buone, poi vedo che anche su Steam la comunità comunque l'ha commentato molto positivamente. Sì, sì, e poi è molto giocato, quindi sì, nonostante esatto. Sia passato un anno è un titolo che va ancora tantissimo ed è questo uno dei motivi per cui ve l'abbiamo anche insomma proposto. Detto questo ragazzi, qui abbiamo finito, vi ricordo come sempre, insomma, se vi è piaciuto il video di lasciare un mi piace, qualche commento se volete commentare insieme a noi questa partita. Vi ricordo che se qualcuno volesse fare qualche partita con noi può appunto contattarci e noi provvederemo molto volentieri a giocare con voi. Detto questo, cos'altro c'è da dire? Abbiamo un forum veramente molto avviato e con tantissime notizie e recensioni che appunto vengono rilasciate ogni giorno per voi. Vi consiglio appunto di andare a controllarle e dare un'occhiata. Se vi piace oltretutto, insomma, potete anche trovare una community nel nostro TeamSpeak che gioca veramente a tantissimi giochi. Io con questa recensione ho finito, vi saluto. Vi saluto anch'io. Ci vediamo alla prossima. Bella. Ciao.